La data di scadenza indica il termine fino al quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo. Non rispettarla può provocare rischi per la salute. Questione di stile ci parla della conservazione degli alimenti. Alimenti, medicinali, bevande e altri prodotti di uso comune devono per legge riportare una data di scadenza sulla confezione per garantire la cosiddetta sicurezza del consumatore ed evitare così che vengano ingeriti prodotti deteriorati che possono provocare intossicazioni. La data di scadenza è la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo. Viene preceduta dalla frase «da consumarsi entro». Dopo tale data potrebbero esserci rischi per la propria salute. Per questo, superata la scadenza, non può più essere venduto né donato. Deve essere indicata negli alimenti deperibili, come ad esempio latte, carne, pesce e uova. Il termine minimo di conservazione, invece, viene indicato sulle confezioni con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» e indica la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. I prodotti con TMC raggiunto o superato, da poco, se ben conservati, non sono dannosi per la salute dei consumatori e possono quindi essere ancora consumati. Possono anche essere donati alle organizzazioni caritatevoli, come previsto dalla normativa vigente per il contrasto allo spreco alimentare. Per alcuni prodotti la legge non prevede l'indicazione in etichetta del termine minimo di conservazione, tra cui prodotti ortofrutticoli freschi, vini e bevande alcoliche, aceti, sale da cucina, zucchero.